alzando confini e barriere che poi però non reggono la complessità di quello che sta accadendo. Vale così per la questione della crisi economica. Abbiamo sentito ricette strampalate, tra cui i dazi, salvo poi scoprire che in realtà se mettessimo i dazi ci avremmo uno dei grandi autogol, uno dei peggiori autogol per il nostro sistema di piccole e medie imprese. Abbiamo sentito sparare appunto contro le istituzioni europee, in realtà adesso loro stessi al governo pretendono, giustamente dico io, e dobbiamo farlo anche noi, istituzioni più in sintonia con i grandi problemi dell'Europa, in particolare per quel che riguarda la gestione dei flussi migratori, il governo di queste dinamiche enormi che non possono essere trattate dai singoli stati. Insomma, c'è una bella differenza, questo voglio dire, tra chi crede nell'Europa massima possibile e nell'Europa come frontiera di una cittadinanza forte e chi invece la vive un po' come fastidio. La mia tesi, e io penso che noi dovremmo farlo anche in queste ore, è che conviene a questi territori avere più Europa. Conviene. Non è un problema di, come dire, mettersi la medaglietta, è un problema di convenienza, di sopravvivenza e di sviluppo. Allora forse anche nelle campagne elettorali locali, nel rinnovo dei nostri consigli comunali, nel rinnovo dei sindaci, noi un po' questo elemento lo dobbiamo far valere, perché non è vero che chi in generale usa slogan protettivi nei confronti delle comunità locali poi sia in grado di costruire fatti che riescano a proteggere davvero le comunità locali stesse. Noi abbiamo avuto esempi abbastanza eclatanti di questa cosa. Avete fatto un bel manifesto e avete fatto benissimo, perché quella ad esempio dell'ambiente, la sfida della sostenibilità ad esempio dello sviluppo territoriale, è una delle grandi differenze che fanno appunto la diversità tra la nostra proposta e ad esempio le amministrazioni leghiste. Si deve sapere chiaramente, numeri alla mano, che in provincia di Bergamo le amministrazioni diciamo più cementificatrici, quelle che hanno utilizzato negli anni migliaia e migliaia di metri cubi a go-go, sono state in particolare quelle della Lega. Basta andare a vedere quello che sta accadendo ad Albino, basta andare a vedere, mi spiace dirlo, quello che è accaduto anche a Seriate, basta vedere che cosa è successo nelle amministrazioni che sono state governate da loro. Altro che difesa del territorio, per dire di un altro elemento assolutamente prioritario, qualificante, se si vuole ragionare di sviluppo delle comunità locali, di sviluppo armonico, di coesione, di capacità anche di ragionare di qualità e non solo di quantità. E lì c'è una battaglia da fare, e fate bene a farla, con parole chiare, perché bisogna anche un po' uscire, credo, da un atteggiamento forse un po' troppo rinunciatario che abbiamo noi un po' del centro-sinistra nello sfidare i nostri avversari su questi punti. Io rivendico al centrosinistra bergamasco, ai nostri sindaci, ai nostri amministratori, di essere quelli che più di tutti in questi anni hanno provato, anche in queste terre, a costruire equilibrio, buon governo, coesione, sviluppo sostenibile. Ci hanno provato e abbiamo degli esempi di amministrazioni locali splendide da questo punto di vista, dove davvero l'idea di una progettualità per il futuro dei comuni è riuscita ad essere qualcosa di concreto. Andate a vedere diverse delle amministrazioni nostre, a partire dalla città di Bergamo, se volete, in questi 5 anni, nonostante una situazione per nulla semplice, di una città che ha delle sue complicazioni, lì c'è, se volete, la rappresentazione, secondo me, anche più simbolica di un gruppo di persone e di un progetto politico che riesce a tradurre in fatti concreti una parte delle parole d'ordine che noi in campagna elettorale presentiamo ai cittadini. Andiamo a vedere che cosa hanno fatto sui parchi, che cosa hanno fatto per la cura dei quartieri, che cosa è successo per lo sviluppo dei servizi sociali, che cosa è successo anche in campi delicatissimi come le politiche per la sicurezza. No, lì c'è, secondo me, anche un po' l'orgoglio di sentirsi parte di un centro-sinistra di governo che non piega la schiena, che non deve per forza guardare per terra quando passano i soloni leghisti a spiegarci sempre come deve essere governato il mondo. In realtà noi, con tanti fatti e buone pratiche, abbiamo dimostrato di essere un'alternativa credibile. Lo credo per Bergamo, lo credo per tante amministrazioni di questa provincia, più in generale, se volete, anche per
il territorio lombardo, che viene sempre un po' strattonato dai nostri avversari come se fosse roba loro. In realtà, guardate, anche nelle amministrazioni locali della Lombardia la stragrande maggioranza dei comuni è governata da uomini e donne del centro-sinistra, e io penso anche dopo il 6-7 sarà così, perché alla fine della fiera, guardate, potrà esserci un clima difficile, ci sarà certamente un condizionamento nazionale derivante anche da un sistema comunicativo e mediatico che fa sballare completamente l'ordine delle cose, per cui noi siamo costretti a discutere di cose che francamente interessano poco, e alcuni elementi di fatto vengono sottaciuti. Ve ne cito uno che interessa a noi: avete mai sentito un telegiornale aprire in queste settimane rendendo noto che a Milano in 4 mesi sono accaduti 25 stupri? Avete mai sentito un telegiornale o un giornale titolare, come dovrebbe essere, che c'è un problema enorme di sicurezza, in particolare legata alle donne, nella città capoluogo di questa regione, governata da 15 anni dal centrodestra, Lega compresa, 25 stupri in 4 mesi? Eppure nulla si muove. Ricordo che quando governavamo noi, la sindaca Moratti, per qualche cosa di pericoloso e di grave, ma di meno problematico di quello che abbiamo sul tavolo, ha persino organizzato una manifestazione. Allora c'è obiettivamente anche un cortocircuito mediatico e comunicativo che non è utile e che ci crea qualche problema, perché dà una gerarchia di temi, di valori completamente diversa da quella che vorremmo in qualche modo provare a proporre noi. Però io sono convinto nella bontà e nella forza delle persone, e penso che tanto più a livello locale, tanto più nei voti amministrativi, il valore delle persone deve venire fuori, la qualità del gruppo, la qualità, la serietà dei nomi e dei cognomi che mettiamo in pista. Questo è un nostro punto di forza, lo è sempre stato, eh? Non è che i rapporti tra noi e il centrodestra siano cambiati di una settimana, è da anni che i rapporti di forza sono a vantaggio loro. Peccato che poi, quando bisogna scegliere il sindaco o l'amministratore locale, guarda caso spesso e volentieri prevale l'uomo del centro-sinistra, la donna del centro-sinistra, le esperienze nostre. Questo è un grande valore che dobbiamo custodire e secondo me sviluppare ancora di più. Allora, per farla breve, e mi scuso se non posso rimanere, io penso che in questi 7 giorni noi dobbiamo fare questo lavoro, casa per casa, piazza per piazza, campanello per campanello. Non facciamoci dire da altri quello che già sappiamo fare noi, perché è la nostra storia. Anche questo è un ultimo, se volete, messaggio che vorrei consegnare. Cioè, a me questa retorica per cui solo gli altri fanno, il partito di territorio, quelli bravi che capiscono i bisogni della gente, quelli, non l'accetto, perché so che ogni giorno, anche a Bergamo, anche nella Bergamasca, ci sono centinaia di donne e di uomini del centro-sinistra, del Partito Democratico, che fanno questo lavoro qui, con molta umiltà, senza grandi slogan, ma lo fanno, campanello per campanello. Allora, siccome penso che non abbiamo davvero nulla da temere se il confronto è alla pari, penso che in questi 7 giorni dobbiamo fare questo grande sforzo, ovviamente a partire da Seriate, a partire dal vostro bel progetto e dalle persone che mettete in campo voi per questa sfida non semplice, ma che va assolutamente giocata. Bocca al lupo. Grazie. Passiamo per la libertà, e tramite lui anche la segreteria provinciale, per la libertà che hanno lasciato a noi di Seriate, credo anche agli altri, in questa campagna elettorale. Quando noi ci rivolgevamo alle sedi provinciali, ci dicevano: a Seriate abitate voi, conoscete voi il territorio, fate voi i programmi, contattate voi le persone. Questo è il segno di un nuovo inizio di cui ha bisogno la politica italiana, di ripartire dal territorio, ridare fiducia al territorio. Guardate che non è così per tutti. Altri qua Seriate, proprio quelli che se la menano con l'autonomia lontani da Roma, alla fine sono arrivati gli ordini da Roma, testa bassa, coda fra le gambe, hanno fatto un'alleanza contro natura, perché da Roma gliel'hanno imposta. Questa fiducia noi la vogliamo ricambiare anche con voi per il nostro progetto, che poi vi spieghiamo.